Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù convocò i dodici e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là. E di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando guarigioni. Li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Alcune settimane fa abbiamo letto che Pietro e gli altri pescatori, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Lasciarono tutto. Oggi abbiamo ascoltato che i dodici apostoli andando in missione non devono prendere nulla per il viaggio, né vitto né denaro. Il discepolo di Gesù che va ad annunciare la parola di Dio ha una sola sicurezza, un'unica ricchezza, che Gesù è la buona notizia dataci da Dio Padre. E proprio perché i dodici non confidano sulle proprie forze e sulle loro capacità, ma si fidano soltanto di quanto Gesù ha loro dato, allora andando di villaggio in villaggio annunciano ovunque la buona notizia e operano guarigioni. La povertà di cui parla il Vangelo e che Gesù ci chiede non è un vivere da miseri, ma il fidarci completamente di Lui.